mai come oggi la famiglia, non dico disastrata, non è rottamata, ma certo è in enorme difficoltà. Mai come oggi ha bisogno di punti di riferimento, certo istituzionali. Ritengo inquietante che non esista da molto un Ministero per la Famiglia, non solo per quello che può fare o che ha fatto, ma per essere punto di riferimento anche per l'incavolatura delle persone comuni, per le identificazioni nello Stato. Che cosa significa oggi la famiglia? Significa ricchezza, significa welfare, significa forse uno dei pochi puntelli di una barca Italia che va leggermente alla deriva, ma si ripiglierà. Ma certo una famiglia consumata, una famiglia dolorata, una famiglia in difficoltà, al di là della povertà o ricchezza, certo la povertà è peggio, è una famiglia che non scommette più nella vita. Non a caso ogni anno manca una città di media grandezza, 89.000 bambini non nati. Ecco quindi che questa sfida della, come dire, della pedagogia familiare come sfida culturale, ma anche come servizio capillare, la ritengo non utile ma indispensabile, e mi fa dire con un po' di rammarico, perché sono abbastanza anziano, magari ce l'avessi avuto prima una figura come questa, sia come ministro che parlamentare, ma soprattutto come medico, in un discorso di pari dignità di ruoli e di multiprofessionalità nell'attività quotidiana. Non per rincollare, non per rappezzare, ma per permettere a queste famiglie un po' più di comprensione, di libertà e soprattutto di voce, che troppo spesso non ha.